Anche a causa dell'instabilità politica, nel III secolo d.C. l'impero romano precipitò in una gravissima crisi economica dovuta non soltanto al peso delle spese militari per la difesa dei confini, ma anche e soprattutto alla difficoltà di sostenere i costi di gestione dell'apparato amministrativo di un territorio vastissimo. In mancanza di crescita, cioè di produzione di nuova ricchezza o di afflusso di ricchezze dall'esterno, le campagne di espansione si erano esaurite da tempo, l'unico modo per garantire il funzionamento dello Stato era aumentare le tasse. Il prelievo fiscale interessò soprattutto il settore agricolo. A differenza del commercio, infatti, la proprietà terriera era garanzia di rendite stabili nel tempo. Gli effetti furono disastrosi perché entrarono in gioco anche altri fattori. Duramente tassati dallo Stato e dai proprietari e colpiti dalle epidemie di peste, dalle carestie e dalla povertà in aumento, i contadini, non riuscendo più a vivere con il proprio lavoro, spesso abbandonavano i campi per darsi al brigantaggio, che costituì ben presto un ulteriore fattore di insicurezza. Le epidemie e le carestie sempre più frequenti, legate alle continue guerre, determinarono la diminuzione della popolazione e di conseguenza la riduzione della forza lavoro disponibile. Questa non veniva più rimpiazzata dall'afflusso degli schiavi. L'impero era ormai costretto a difendersi e non conduceva più guerre di conquista, fonte primaria di schiavi e di bottini. Lo spopolamento delle campagne determinò a sua volta la diminuzione della produzione agricola e l'innalzamento dei prezzi dei generi alimentari.